Buonasera a tutti. Vorrei iniziare a parlarvi dicendovi che ho capito cos'è questo libro, ma in realtà è un libro che io, che non sono un critico letterario, ma sono un lettore, non so dirvi cos'è. È un libro di scatole cinesi, cioè un libro con dentro tanti libri. Giri pagina e cambi storia. È ovviamente un'autobiografia, perché ha vinto il Pulitzer per questo. Ma poi è uno straordinario romanzo di formazione, la storia di un ragazzo che tra coraggio, paura, umiliazioni, atti di eroismo e allegria, amicizia, trova la sua strada tra le onde e poi la troverà nella vita. È ovviamente un emozionante racconto di avventure, c'è il mare, c'è il surf, c'è il mondo, quindi è un romanzo d'avventura. Secondo me è anche un romanzo politico, che come un fiume carsico, la politica come un fiume carsico, a volte zampilla, a volte ha dei fiotti, ma è sempre presente, sempre lì per avvisare il lettore con un piccolo campanello, senza mai distrarlo dalla storia. State attenti che qui c'è un'ingiustizia, state attenti che qui c'è qualcuno a cui prestare attenzione. Mi ha colpito lo stile, uno stile forte, chiaro, deciso, asciutto, quasi giornalistico, non a caso poi ha fatto il giornalista. In alcuni tratti ricorda Hemingway, non lo dico io, lo dicono alcune critiche americane. Mischia realtà, la realtà di un'autobiografia, ma senza mai perdere quel pizzico di fantasia che cattura il lettore. Non a caso, dopo aver surfato in giro per il mondo, William ha surfato da giornalista, raccontando guerre, reportage in tutto il mondo. Secondo me, esperienze diverse, situazioni diverse, ritmi e probabilmente modi di scrivere diversi. Ma senza mai perdere gli occhi, con gli stessi occhi e soprattutto con lo stesso cuore, con un'attenzione ai più deboli e un'attenzione alle storie minime, con la capacità però di renderle universali, che secondo me è uno dei doni più grandi degli scrittori, prendere una cosa piccola, magari una cosa estranea da noi. Io sono cresciuto in montagna e mi ha fatto piacere il surf, quindi non ho mai, io da 20 anni non vado al mare, eppure il surf mi ha conquistato. E questo, secondo me, per uno scrittore è un grande dono. Il premio Pulitzer Finningham. Parto da una cosa solo apparentemente laterale, che però ci porterà nella prima parte del dibattito che non riguarderà il libro. Ci sono stati due uragani negli Stati Uniti adesso, uno distante dall'altro. La BBC scriveva 3 giorni fa che i ghiacciai si sciolgono come non si sono mai sciolti fino adesso. Un surfista è soprattutto un ecologista, è uno che ama la natura. Fino a ieri nel mondo c'era molta gente che diceva che il climate change, il cambiamento climatico non esisteva. Uno di loro adesso è alla Casa Bianca. Ecco, come sta l'ambiente? Come sta il mare? Cosa pensa un surfista di quello che sta accadendo nella natura che ci circonda? Yeah, I mean it's a global question, a profound question, what's going on with the oceans and climate change. And the political question of how the United States came to be in the grasp of a climate change denier like Trump. But it's not his thinking that's interesting at all. He's quite a political chameleon. He's a very strange, as you know probably, character. Who doesn't necessarily believe anything. That is, his beliefs will change from day to day as it suits him. And he found something on the far right of the American political spectrum that includes climate change denial. But there are a lot of people there. I mean, the governor of Florida, the state that's being hammered right now as we speak by Hurricane Irma, and is generally the most vulnerable state to hurricanes. The governor of that state, also a right-wing Republican like Trump, has forbidden all state officials to ever use the phrase climate change. This is a sort of, I don't want to call it a disease, but a sort of mental illness, let us say, this sort of anti-science politics that's become quite dominant on the right
far right of American politics. And Trump saw the political gold there, and he went. And the question of why that exists in the United States is a whole other subject. Beh, che domanda. Cercare di capire perché ci si trova in questa situazione. Direi che è una domanda di portata globale, sicuramente, perché ci troviamo con gli oceani nello stato in cui sono oggi, perché c'è il cambiamento climatico e poi c'è ancora più difficile forse la parte relativa alla politica, ovviamente, ovvero come mai gli Stati Uniti oggi si trovano in mano a una persona che nega l'esistenza dei cambiamenti climatici, ovviamente, cioè Trump. Però, secondo me, io non direi che è veramente quello che pensa Trump, perché Trump, secondo me, è, diciamo, un camaleonte della politica. È un personaggio strano, forse lo conoscerete anche voi, penso proprio di sì. Non penso che necessariamente creda nel fatto che non esistono i cambiamenti climatici. Credo piuttosto che probabilmente ha trovato in questa affermazione il suo spazio, e il suo spazio anche convincente nella zona più a destra della politica americana. Ma tenete in considerazione ad esempio che il governatore della Florida, lo stato che, come forse saprete, è quello che sta patendo in questo momento l'urto di Irma, dell'uragano Irma, appunto, ed è probabilmente anche lo stato più esposto a questo tipo di rischi di uragani. Anche il governatore della Florida è un repubblicano molto a destra in America. Beh, lui ha vietato a tutti i dipendenti dello stato della Florida di utilizzare l'espressione climate change, quindi cambiamenti climatici. Non direi che è una malattia vera e propria, diciamo che è sicuramente un problema mentale, ecco, chiamiamolo così, questo atteggiamento antiscientifico che si manifesta in alcune fasce della politica americana. Diciamo che tende a manifestarsi più spesso nella parte più a destra della politica americana, però è proprio questo gruppetto che era l'obiettivo di Trump, e appunto che ha cavalcato l'onda, appunto, Trump su questo. Perché tutto questo sia successo? Beh, quello sarebbe un'altra risposta. Abbiamo analizzato i giornali americani, noi, l'ultima domanda politica, poi passiamo al libro. Il perché è stato eletto Trump, le ragioni sono variegate, il calo dei salari, gli errori dei democratici. Ecco, l'America ha gli anticorpi per uscire da questi 4 anni che ci aspettano. Ci sarà un'altra America possibile o irreversibile? What process? After Trump, yeah. Is it possible a different America? It's possible that, yeah, none of us will survive Trump. but I don't know. I mean, as everybody here knows, he is an American expression of an international phenomenon, you know, the populist right rising in England, obviously, and it's been strong in different parts of Europe at different times, including Italy lately, and India, very, very powerful right now. But Trump himself, I can't emphasize how unserious a person he is. I mean, when we talk about climate change, you could not have a discussion with Donald Trump about climate change. He knows less than, you know, a fourth grader about, you know, oceanography or meteorology or science. He has no interest. He has no interest in policy generally or in governing. I mean, he became president, but he has expressed no interest in understanding the government that he supposedly runs. There are historical forces, and then there's this kind of unique guy who arrived at that moment. Last year, the year before, it's somewhat like what economists call a black swan event. You know, a lot of things had to line up suddenly to produce this character who appealed to so many people, not a majority of Americans, but so many people, and incredibly to many of us, but there it was.
And but his popularity since the election has been doing this the whole time, and so it's very difficult to imagine him being re-elected, or at this point even finishing his term. So I do think that American politics will revert to some more kind of rational procedure post-Trump. But as I say, it's an actual question about whether we're going to survive. Like the crazy nuclear game he's playing with North Korea. These are sort of existential games, and everything could change with one of his just one huge foolish mistake. So it's okay. Ma in realtà non è tanto da chiedersi cosa potrà succedere in America dopo Trump. Bisognerà chiederci se tutti noi, anche voi, sarete ancora vivi e saremo ancora vivi dopo Trump, che è ben diverso, a parte gli scherzi. Effettivamente Trump è un'espressione americana di un fenomeno che non è certamente limitato solo agli Stati Uniti, un'ascesa della destra populista che abbiamo visto in realtà avvenire anche altrove, quindi ad esempio in Regno Unito, ma anche in Italia, anche in questo momento ad esempio fortissima in India. Trump è probabilmente la persona meno seria che si possa immaginare. Che cosa intendo per meno seria? Intendo dire che se io volessi fare una conversazione di questo genere sui cambiamenti climatici, con Trump non potrei farla, perché ha le stesse conoscenze in termini di meteorologia, ad esempio, ma forse inferiori ad un bambino di quarta elementare. Quindi non ha nessun concetto di come si governa uno Stato e di che tipo di policy si possono adottare. E anche se è stato eletto, non gli interessa sapere come gestirlo il suo Stato, come gestire la politica. Quindi sicuramente c'è una forza storica che spinge, e poi sicuramente c'è questo personaggio che è assolutamente unico, questo sì. Cosa è successo? Probabilmente un anno e mezzo fa si è verificato quello che si chiama il cigno nero, quello che gli esperti chiamano il cigno nero, cioè si sono allineate una serie di circostanze, magari anche in modo assolutamente fortuito, per cui il risultato appunto è stato questo. E Trump, devo dire, ha sicuramente ha avuto un grande seguito, molti sostenitori tra molti americani, non la maggioranza degli americani, e molti di noi americani abbiamo assistito assolutamente increduli alla sua elezione. Detto ciò, altro elemento importante: da quando è stato eletto oggi la sua popolarità è crollata, quindi difficilissimo immaginare che venga rieletto. Devo dire, in questo momento difficile anche immaginare che riesca a finirlo il suo mandato in questo momento, e quindi si può pensare che forse gli Stati Uniti post Trump torneranno a seguire, come dire, un modo di vivere un po' più razionale, anziché trovarsi in balia di questo di questa persona che ci agita lo spauracchio di una possibile guerra nucleare, giocando appunto ai giochi di guerra con la Corea del Nord, un gioco assolutamente al massacro, che non può portare nulla di buono sicuramente. Consoliamoci con la letteratura, con un bel libro, il tuo. Io non sono riuscito a definirlo autobiografia, perché per me non è solo un'autobiografia. Come definiresti il libro che hai scritto? Well, it's a kind of heavily themed or angled type of memoir where I just try to stick to kind of one part of my life, the surfing part, and see other things through that. But taking most seriously, in a way, this unserious thing, this hobby, this sport, this pastime, this obsession. And so it's it is in a way the story of my life, but it's seen through this kind of cracked lens. So you're in a world that most readers don't know anything about, this kind of tribal world out on the coast and in the ocean. And
So it's as a social history along with the autobiography, I think, and also a kind of travel story, and it's a lot of portraits of friendship are kind of, that's a main theme. So it's a heavily themed, structured, incomplete autobiography. I mean, plenty of people read it and they might know my work from the New Yorker or my other books, and they're which are much more journalistic. And so they're expecting, oh, this is the story behind the stories we've been reading. And then there's nothing. I mean, you can read this thing and barely know that I'm a journalist. I mean, what I do for a living is not the subject. But so it's a very incomplete, selective, you know, account. Diciamo che è una sorta di memoir a tema, con un tema molto preciso, da un punto di vista molto preciso, ovvero ho preso, diciamo, una parte specifica della mia vita, il surf, ovviamente la mia grande passione per il surf, e guardo e presento quindi tutti gli altri aspetti della mia vita attraverso questa lente, appunto la lente del surf. Quindi diciamo che ho preso un aspetto molto poco serio, come può essere un hobby, una passione, chiamatela come vogliamo, guardo molto seriamente una cosa che di per sé non sarebbe così seria appunto come il surf. Quindi in un certo senso sì, parla della mia vita come vista attraverso una lente rotta, un obiettivo rotto, no? Diciamo che ti fa vedere una cosa in particolare. Per quanto riguarda ad esempio tutto quello che ha a che fare con il surf, beh, ovviamente per molti lettori sarà tutto abbastanza astruso, perché alla fine si tratta di una sorta di tribù, di comunità di che vive sulla costa, sull'oceano, molto incentrata su questa dimensione. È sicuramente anche un memoir che tocca la dimensione della storia sociale, sicuramente sì. Parlo tanto di viaggi, quindi si parla anche di questo. Parlo tanto di amicizie, grandi amicizie, storie di grandi amicizie. Sicuramente questo è un altro elemento molto importante. Quindi come chiamarlo? Forse è un'autobiografia incompleta. Incompleta sicuramente perché? Perché chi mi conosce adesso soprattutto dice, ha scritto un libro, vediamo, parlerà sicuramente di quello che ha fatto come giornalista, e poi guarda e non viene fuori quasi nulla di tutto questo, non scopriresti forse neanche che scrivo per il New Yorker se leggi questo libro. Quindi sì, la chiamerei un'autobiografia incompleta e molto selettiva nella scelta degli eventi. Hai nominato adesso l'amicizia, era una delle mie domande successive. L'amicizia che non ha un nome e un cognome, o meglio, ne ha tanti, perché sono i tuoi amici sin da quelli delle Hawaii e poi fino a quelli successivi. L'amicizia è forse uno dei protagonisti veri di questo libro. Che significato ha per te la parola amicizia e cosa ha significato per te nella vita? Well, I'm primarily concerned in this book with male friendship, and it's, you know, it's got sort of qualities of competition and in my life kind of homoerotic tension and change over time, pulling you apart, women sometimes breaking you apart. And so it's a particular form of friendship I'm interested in. And as it happens, surfing in my life has been this kind of thing that pulls me together, usually with like one other guy. And that's sort of my surf partner. And we spend, you know, months or years always, you know, looking for waves together. And it's also something I do alone in some periods of my life, but I actually didn't write about those periods. Places I've lived and surfed for years, like a town in California where I went to university. When I go there, people say, why is a town called Santa Cruz? Why is Santa Cruz not in your book? It's like you virtually don't mention it in your book. And the answer is because I didn't have a friend here. You know, I surfed here and I knew lots of people, but nobody I really liked. And nobody who kind of focused the time, the story for me. It's like surfing is this somewhat solitary activity, but to write about just the solo part is you know, masturbatory. It feels that way. Whereas when you have a friend, it kind of triangulates and the story lights up and becomes more.
So, It depends on the kind of your life. Yeah, and so I really was careful to select periods where I had a partner. I mean, right now I have in New York, I surf around New York. The waves get actually pretty good, especially during these hurricanes. Like this Hurricane Irma was excellent for surfing around New York. And my partner there, I'm getting texts from him every hour. Where are you? Where are you? You know, Irma is almost finished. Where are you? So, I mean, we surf together. Dunque sì, effettivamente l'amicizia è molto importante per me nel mio libro così come nella mia vita. È un'amicizia direi prettamente maschile, dove talvolta ci sono anche delle tensioni omoerotiche, una sana competitività uno con l'altro, come si accade spesso tra uomini. Talvolta c'è la donna che mette zizzania nelle nostre strade e si separano, però effettivamente c'è appunto questo grosso elemento di amicizia che si ritrova nella mia storia, anche perché alla fine per me il surf può essere un'attività che puoi fare anche da solo ovviamente, ma per me è veramente un momento di grande amicizia, perché io per anni e anni, una volta trovato il mio partner di surf, e lì allora partivamo alla ricerca dell'onda e passavamo un sacco di tempo assieme, assolutamente. Quindi sì, posso anche, è vero, si surfa anche da soli, però scrivere di questo sarebbe stato decisamente noioso. C'è una cittadina in California, ad esempio, dove io effettivamente ho vissuto per un certo periodo, Santa Cruz, ma non compare assolutamente nel libro. E quando vado a Santa Cruz, gli abitanti di Santa Cruz mi dicono: ma scusa, hai vissuto qui diversi anni, perché non ne parli? E lui... E io rispondo: ma santo cielo, perché effettivamente non avevo un amico qui con cui andare a fare surf. In realtà non c'era tanta gente con cui andassi molto d'accordo qui, ero sempre da solo. E quindi per me è importante che ci sia questo elemento con cui quest'altra persona con cui condividere il mio tempo e quindi condividere le storie, perché alla fine parlare di surf anche da solo va bene, però diciamo che diventa un po' uno sport onanistico a questo punto, per cui è meglio assolutamente condividerlo con un amico, soprattutto nella narrazione ovviamente, perché le scene diventano più appassionanti e tutta un'altra cosa. E quindi per questo mi sono soffermato su questi miei rapporti di amicizia, assolutamente. E effettivamente anche adesso, io adesso vivo a New York e voi non ci crederete, ma quando ci sono gli uragani si surfa da Dio, per cui ci sono delle onde fantastiche e Irma ad esempio era un'ottima opportunità. Ahimè, io sono qui, il mio telefono continua a suonare di messaggini di amici che dicono: ma dove sei? Irma è quasi finito. Finita. Beh, Irene a Rockway. Avrei usato Irene a Rockway. Yes, 3 years ago when comes Irene. E ti volevo chiedere un'altra cosa, ma i surfisti spesso, lo dicevi prima, questa è una città di montagna. Prima nominavi l'onda. Ci sono due miti che tutti noi che abbiamo imparato a vedere Un mercoledì da leone o a leggere gli altri libri sul surf hanno imparato a conoscere. Due ossessioni che avete voi surfisti: la ricerca dell'onda perfetta e la mania del luogo segreto che avete solo voi, lo spot, come lo chiamate voi, per andare. Ci spieghi il significato dell'onda perfetta e del luogo segreto che solo tu e i tuoi amici potete condividere? Che significato hanno? Well, surfing is too popular now, way too popular. It's most places that get good waves, good surf spots, are really crowded, so that it's not very fun to be out there. It's a lot of competition and too many people for the waves. So that leads to a kind of preoccupation or obsession with finding places nobody knows about. So I've spent years and years of my life searching through the South Seas and Asia and all over the place, trying to find waves that nobody knows exist. I've had some good luck. It gets more difficult with time, with more surfers, fewer places. My friend Brian and I found a wave in Fiji. We camped on an uninhabited island
that had an incredible wave, and we got that to our, you know, that was like our great discovery, and really, really kind of a high point of my surfing life. But the perfect wave, yeah, it's a phrase that people use, but it's not, there's no such thing, really. You know, it's kind of a, it's a platonic idea, okay? More than because waves are not like, you know, some, they're not like a diamond or some stationary object in nature, you know. They're this violent event. It happens very fast. It's at the end of a long chain of oceanic events. Finally, the swell hits the shore and it breaks. And every wave is quite different. And it's this sudden kind of wild thing that happens. And the wave that I most desire and most love to surf is just, it's kind of for me, like to my ability and to my taste and to my tolerance for fear and danger, and it's different for the next person and different for the next person, and all waves have imperfections everywhere, so it's a bit of a myth. You're looking for great waves, but there's no such thing as, I mean, I've never seen a perfect wave. I never expect to see one. Beh, effettivamente diciamo che ormai il surf è diventato talmente popolare, talmente comune, diciamo, che è diventato un po' difficile trovare i famosi buoni spot dove fare surf, perché ovunque, ahimè, c'è troppa gente e quindi diventa veramente impossibile. Però questo è sicuramente vero, ovvero il fatto che noi surfisti siamo fissati con la necessità di trovare il posto perfetto, e effettivamente sì, è una vera e propria ossessione, soprattutto quella di trovare un posto che nessun altro conosca, dove possiamo andare solo noi. E ad esempio io in questo senso ho cercato e cercato ad esempio nei mari del sud, in Asia, alla ricerca appunto di un posto di questo genere che nessun altro conoscesse, ed effettivamente con il mio amico Brian ad esempio abbiamo scoperto un'onda incredibile, bellissima, nelle Fiji, in un'isoletta delle Fiji appunto. È stata una fantastica, fantastica scoperta, forse è stato un po' l'apice della mia carriera, diciamo, nel mio passato da surfista. Detto ciò, l'onda perfetta, ma è più un modo di dire forse che una realtà, è un'idea platonica l'onda perfetta, perché l'onda non è come un diamante, l'onda non è come un oggetto statico che sta lì e puoi giudicare se è perfetto o meno. L'onda è qualcosa di estremamente violento, qualcosa di vivo, di veloce, e l'ultimo di tutta una serie di lunghi passaggi che si manifestano nell'oceano, eventi appunto che si manifestano nell'acqua e che alla fine si esprimono in maniera assolutamente selvaggia, talvolta anche inattesa. Quindi devo dire che magari c'è l'onda che io non so se la chiamerei perfetta, ma diciamo l'onda che a me piace davvero tanto, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che quell'onda lì piace a me perché io in quel momento lì ho un certo tipo di gusti, in quel momento lì ho una certa capacità di surfare, perché il mio limite della paura arriva fino a un certo punto, perché sono disposto a correre rischi fino a un certo punto, ma gli altri magari potrebbero pensarla diversamente. Quindi ci sono sempre delle imperfezioni nelle onde, quindi direi che l'onda è perfetta è più un mito che altro. Detto ciò, ci possono essere delle fantastiche onde, quella perfetta non so. Un po' come la vita. Qual è stata la molla che ti ha spinto a metterti in viaggio? Tu dicevi la parte meno seria della mia vita, però è anche forse la parte formativa della tua vita. Cosa ti ha spinto a metterti in viaggio a surfare? E come hai vissuto qui in quel periodo? I started traveling kind of separately from surf. You know, I was surfing all the time in California and Hawaii as a kid. And then got the kind of traveling bug separately, and was crossing the United States. I came to Europe a couple of times when I was young. Really kind of literary traveling, in the sense of I was heavily under the influence of Jack Kerouac, yeah. And
Hemingway and other American writers who kind of celebrated places I wanted to see and a mode of life that I wanted to inhabit. And then I had the kind of curiosity to see every place. I was more comfortable moving than I was staying in one place. I mean, psychologically, I had a problem. And I drove, you know, friends and girlfriends nuts because I, you know, no, we got to keep going. It wasn't necessarily healthy. It was obsessive. But then that sort of combined with surfing in the way I was describing, where you're always trying to get away from the crowds and find waves. So I with friends and mainly with friends, made trips more and more. And finally, under the influence of a documentary movie called The Endless Summer, which is a sort of great old surf film, but it's not really a documentary. That is, I believed it, and these guys travel around the world looking for waves. Huh? And as a whole generation of us thought, oh, you know, I was a kid. When we grow up, I have to do that. And so I did. When I finished my studies, I set off on this trip. I was gone nearly 4 years looking for waves, just working jobs that we sort of financed it with little jobs. I was a bartender and a high school teacher, all these different jobs. But the funny thing was that movie was, as I say, not really a documentary. It was like the filmmaker got an idea and he hired a couple of professional surfers. Then they had like a 6-week shoot and, you know, kind of, it's fictional really. But we didn't understand that. Oh, that's what you do when you grow up. So various delusions. I blame Jack Kerouac. I blame The Endless Summer. Dunque, ci sono tutta una serie di motivi per cui, ho cominciato a viaggiare e devo dire che inizialmente non erano relativi al surf, perché effettivamente io da ragazzino ho surfato tantissimo in California, alle Hawaii, ma poi a un certo punto sono stato colto dal sacro fuoco del viaggio, punto e basta, e quindi ho cominciato a viaggiare in lungo e largo per gli Stati Uniti, sono venuto diverse volte anche da giovane, molto giovane, in Europa, perché volevo seguire le orme di grandi scrittori americani che appunto parlavano di questi viaggi fantastici. Io volevo vedere i luoghi che descritti da Kerouac, da Hemingway, volevo vederli fisicamente, ma poi volevo anche condividere il loro stile di vita. Ed ero sicuramente un ragazzino molto curioso, volevo vedere con i miei occhi questi posti, per cui sentivo questa esigenza di spostarmi, non volevo mai fermarmi, mai restare nello stesso posto, cosa che forse denotava qualche problema a livello mentale, non saprei dire, però comunque facevo impazzire sempre tutti, i miei amici, la mia fidanzata, io non volevo mai fermarmi, dicevo sempre a tutti andiamo, dobbiamo spostarci, e probabilmente appunto non era neanche una cosa tanto salutare, diciamo, ero più ossessionato che altro. Comunque appunto in tutto questo si inserisce anche il surf effettivamente, perché poi come vi dicevo prima, sempre alla ricerca di luoghi poco affollati, quindi sempre alla ricerca di posti nuovi, quindi con i miei amici si girava alla ricerca appunto di questi luoghi dove surfare in santa pace. E poi c'è un'altra influenza importante, ovvero quella di un documentario, quello che io ero convinto fosse un documentario, ovvero The Endless Summer, l'estate infinita, che cosa faceva? Presentava la storia di questi ragazzi che passavano la loro vita ad andare in giro per il mondo alla ricerca appunto dell'onda perfetta, per tornare a quello che dicevamo prima, che per la mia generazione è stato veramente un film che è un documentario, insomma qualcosa che ha avuto un'influenza enorme, e io mi sono detto da grande voglio fare questo, quindi andare in giro alla ricerca dell'onda, e quindi effettivamente sono partito. 4 anni ho trascorso in giro così, cercando un po' di sbarcare il lunario facendo quello che potevo, quindi ad esempio facendo il barista piuttosto che insegnando a scuola, anche se poi è
ex post, ho poi scoperto che in realtà questo non era proprio un documentario, ma era un regista che aveva preso un gruppo di ragazzi e per 6 settimane li aveva portati in giro a surfare, quindi era un po' diverso rispetto, era totalmente, totalmente finta questa situazione. Io invece ero così convinta che fosse, così convinto che fosse vero, ahimè, è uno dei tanti problemi appunto psicologici che ho avuto nella mia vita, le mie grandi illusioni. E quando, c'è stato un momento in cui hai deciso devo appendere il surf metaforicamente al chiodo e mettermi a fare il giornalista? Come si passa da surfare a fare il giornalista? Allora, cosa mi interessa anche? Yes, there was such a time. I was living in San Francisco. I'd come back from that long trip and was trying to get serious, trying to live in the United States and get serious about work, and I'd been writing novels, and I'd switched to journalism, and was very interested in politics now and writing about politics, but it was a big conflict for me. And in fact, I was surfing with a guy in San Francisco who was a kind of a sort of maniac, a sort of messiah about surfing. He was convinced that this was the main thing you needed to be doing in your life, that it was good for you in every way. And he was a doctor, a physician. So he had a whole career. He's a cancer specialist, and yet he managed to be this big wave surfer, actually. And so he was kind of a bit of a cult figure, and he had a hold on me, and I write in the book about trying to get away from him, trying to get out from under his grasp, and eventually I moved to New York, very much to, you know, put surfing behind me. I am now going to be an adult, and it didn't really work, as you can see. I'm still surfing, but there was quite a conflict for a while, and I also thought there were no waves around New York. And luckily I was wrong. Effettivamente sì, è venuto il momento in cui ho detto appenderò la tavola al chiodo e mi darò a una vita più seria. È accaduto a San Francisco, alla fine di un lungo viaggio, mi sono detto basta, devo cominciare ad avere un lavoro serio, a prendere degli impegni in più lungo termine. Quindi all'epoca avevo già scritto qualche romanzo, però ho deciso di dedicarmi invece in quel periodo al giornalismo, in particolare alla politica, e però c'era in me questo grande conflitto. Un grandissimo conflitto a causa di un amico, una persona che io conoscevo lì, che era, non era solo ossessionato dal surf, lui era il messia del surf. Quindi lui non faceva altro che convincere chiunque che il surf guariva tutti i mali del mondo, che se surfavi saresti stato benissimo. Era effettivamente un medico, si occupava di terapie contro i tumori, pensate un po', ed era effettivamente un surfer che surfava le big waves, quindi le grandi onde. E, insomma, io penso di essermi dedicato appunto al libro anche per riuscire in qualche modo a uscire dalle sue grinfie, perché veramente aveva un'enorme influenza su di me costui, e mi sono anche trasferito a New York nella speranza che questo mi aiutasse in qualche modo appunto a voltare pagina, appunto, e così che il surf da quel momento lì, da quando mi trasferisco a New York, mi dicevo a New York non ci saranno delle onde per cui non potrò fare niente e potrò finalmente crescere e diventare un adulto responsabile. Allora, un adulto responsabile avrete capito che non sono diventato, anche perché continuo a surfare ancora adesso, e soprattutto a New York ci sono delle onde bellissime. Io ho vissuto a New York ma non le ho trovate, quindi a Chelsea non c'erano. No. Cosa... Da giornalista che sei diventato, quindi abituato a indagare la vita degli altri, a indagare la realtà che ti circonda, è stato complicato scrivere un libro che in realtà indaga te stesso? Ti ha obbligato a porti comunque delle domande su te stesso? Penso sia completamente diverso. Com'è stato psicologicamente? You're right, it was difficult.
you discover that it's relatively easy to write about other people's problems, and that's what most of my work has been. And to look at yourself and to publicly expose yourself is a much more delicate, frightening thing for me, anyway. Also, a memoir is, for a reporter, a very weird genre because you are investigating yourself. You're kind of reporting out your own life, and which means going back to find out if you. I have a lot of diaries and letters that I recovered, but I also had to go back and find old friends and what we call frenemies, just people in my life to see what they remembered, check my memories against theirs. And that was often really a shock, to discover they remember things completely differently from how I do and how to reconcile these versions, memory is famously unreliable, but it's when it's your cherished memories, stories you've been telling all your life and polishing a little bit here and there, suddenly, nobody agrees that's what happened. But it's also, again, for a journalist, when you're working, you're talking to people, you're on the record, right? I'm asking you questions and I'm writing down your answers or recording you. And everything's, when you're on the record and private life, and this is all off the record. It's when you decide to write about your friends, your loved ones, your own life, it's a big arrogation. It's a big incredible presumption. And so you have suddenly the responsibility to decide what to include and what to leave out. And of course, you have to leave out a lot of great stories just because you're betraying people's trust by telling these stories. So a lot of judgment calls about what you have a right to include and what you really just have to leave out because of people's feelings. Hai assolutamente ragione, sicuramente è molto diverso e molto più difficile, direi, scrivere di se stessi, a maggior ragione forse se sei un giornalista, perché in fondo è più semplice parlare, scrivere dei problemi di altre persone. Ho trovato molto più difficile parlare di me e della mia vita, dei miei problemi, anche perché alla fine sei tu che devi metterti a nudo là fuori, ti devi porre delle domande che a volte sono difficili, ti devi mettere a confronto con le tue difficoltà, con le tue paure, qualcosa che dà molto fastidio anche ad un reporter, a maggior ragione perché un reporter è abituato a parlare di altri e ti trovi invece a dover parlare di te stesso, cosa veramente strana. Anche a livello pratico, ovviamente, cosa fai? Devi cominciare a guardare quello che è stato il tuo passato, quindi magari io avevo scritto dei diari, avevo tenuto tracce di quello che era successo, questo sì, però resta il fatto che dovevo comunque trovare, delle fonti, questa, non so, tra familiari, amici, frenemies, quindi amici, nemici, cercare insomma di verificare i miei ricordi e sentire cosa ricordavano anche loro per vedere un po', fare un po' la tara e vedere chi è che aveva ragione, cosa che tra l'altro devo dire mi ha anche creato dei notevoli shock in certi casi, perché ricordi che io avevo nitidissimi, bellissimi, come momenti più belli che io ricordavo del mio passato, beh, secondo altri o non erano mai successi, erano tutti diversi, insomma è veramente curioso come una persona possa pensare per tutta la vita ad un ricordo come se fosse così, magari lo abbellisci ogni tanto un pochetto, però poi ti ritrovi con qualcuno che ti dice una cosa completamente diversa. Beh, questo è stato appunto un'esperienza curiosa per me, però appunto con altro aspetto importante, come giornalista ovviamente intervisti qualcuno e quella persona cosa fa? Ti racconta qualcosa in via ufficiale, no? On the record, come dicono in inglese, e poi c'è la vita privata però della persona che stai intervistando, che resta off the record, quindi di cui non si parla, di cui non si scrive. Ma nel caso di un'autobiografia diventa un bel pasticcio fare questa distinzione, no? Scegliere da che parte stanno gli eventi, se stanno dalla parte delle cose che si possono dire o che non si possono dire. Devi prendere una serie di decisioni che a volte non è facile prendere, che riguardano anche ovviamente il rispetto nei confronti delle persone che hanno fatto parte della tua vita.
che possono essere amici, possono essere familiari. È un po', se vuoi, in un certo senso anche presuntuosa, no? Come decisione, tu che decidi che cosa inserire, che cosa no, che cosa rendere pubblico e che cosa no, un po' come hai sempre paura magari di tradire la fiducia di queste persone. Quindi devo dire, anche questo è stato tutt'altro che facile, cercare di capire che cosa io avessi il diritto di inserire o meno nella mia autobiografia. Quello che sei adesso è frutto di quei 4 anni di viaggio, e quei 4 anni di viaggio, la tua esperienza da surfista, ti aiutano anche nella professione che fai. Saresti una persona diversa se fossi andato in bicicletta. I don't know, I have a long time editor who always, I do a lot of international reporting, huh? I go to a country and try to produce a report for our readers in the United States primarily about what's going on there. And I have a longtime editor who says, you were preparing for this job in those years when you were seemed to be just a surf bum. You were, in fact, preparing for this job. Once he understood what it meant to sort of travel and look for waves, he said, because you land in unfamiliar places and you have to figure out quickly how things work there, and learn some of the language, and just generally understand the place as quickly as you can. As a surfer, you know, looking for waves, trying to figure out where the waves might be, and as a journalist, of course, looking for a story and trying to figure out how power works in a place. But he insisted that I had not wasted my 20s, that in fact I had been preparing for my career later. Non saprei proprio rispondere a questa domanda. Devo dire che il mio direttore al giornale, appunto, mi conosce da tanto tempo. Io lavoro come giornalista, vado magari all'estero e faccio dei servizi, dei reportage, sto un lungo periodo all'estero, poi torno, appunto, e racconto, parlo più agli americani, storie che riguardano appunto l'estero. Ebbene, lui mi ha detto, secondo me tu con tutti i tuoi anni di surf in giro per il mondo, anche in realtà non lo sapevi, ma ti stavi preparando proprio per poi svolgere il lavoro che stai svolgendo adesso, perché quando viaggiavi alla ricerca delle onde, dei luoghi, dei famosi spot di qui sopra, effettivamente facevi poi quello che ti sei ritrovata a fare dopo come giornalista, no? Cioè trovarti in luoghi che non conosci, devi capire come devi muoverti, magari cerchi di capire un po' come funziona la lingua, impari a parlare, a spiccicare almeno 2 parole, cerchi di conoscere qualcuno per vedere come funzionano le cose in quel luogo, cerchi di capire come si vive in quel luogo in particolare. Ecco, quando facevi il surfista andavi alla ricerca del luogo perfetto dove surfare, invece come giornalista cerchi la storia, cerchi di capire da dov'è che dove si trova il potere che magari ha una certa influenza particolare in un determinato contesto. Insomma, diciamo che mi ha un po' rincuorato, perché dicendo così mi ha anche detto che in fondo non ho perso tutti i miei 20 anni dietro a queste onde così. Ma dunque il surf è davvero la metafora della vita o è un luogo comune? O aiuta a superare le difficoltà della vita? I don't know. Sometimes I think because surfing is difficult to learn and because it can be quite punishing. Like difficult to paddle out when the surf's big, I think, yeah, this is character building, you know, this is good for you. It teaches you self-reliance and determination, etc. But then I look around at a lot of the guys I know who surf and their characters are not very inspiring. So I'm not convinced that surfing's particularly good for you morally. Because it's this supremely irresponsible thing to be doing, which is really one of the reasons I wrote this book, because I spent so many years chasing waves, I felt like I had to account for this, just this activity all this time. What was I doing? And trying to explain to my readers, who might know me as a journalist, who
you know, is more of a responsible citizen, you know, about this other world and the values of that world. And but as I say, I don't know that it's good for you in the end. It's hard on your body, certainly. And yet, I mean, I have a daughter, and people say, "Does your daughter surf?" And I say, "Absolutely not. No, no, no." Allora, effettivamente non saprei, francamente, in tutta onestà, non so dire se il surf sia poi una cosa così positiva in tutto, nel senso che è sicuramente molto difficile, molto sfidante, a volte non perdona il surf, quindi a volte se fai un errore rischi di pagarlo molto caro. C'è chi dice che ti aiuta a costruirti un carattere di un certo tipo, ti insegna l'indipendenza, la tenacia, ad affidarti a te stesso, a contare solo sulle tue forze, e questo va bene. Però io vi posso dire che di surfisti della mia età ne conosco, e se mi guardo attorno non è che questi siano proprio degli specchi di moralità, degli esempi, dei modelli di vita, insomma, non so, anche perché effettivamente poi il surf alla fine è qualcosa di incredibilmente irresponsabile da fare, se ci pensi, quello che i rischi che corri, una cosa incredibile, per cui addirittura uno dei motivi per cui io ho deciso di scrivere il libro era una sensazione che io avevo di dire: ma io devo in qualche modo giustificare tutti questi anni che ho passato a surfare, sembrava che non facessi assolutamente nulla, che cavolo ho fatto in tutti questi anni? E quindi volevo cercare in qualche modo di spiegare ai lettori che mi conoscono oggi come serioso giornalista che cosa facevo appunto in quegli anni in cui facevo qualcosa di totalmente diverso. Sicuramente ti aiuta a fare certe cose, ma ad esempio è molto difficile per il fisico, perché alla lunga il fisico ne risente del surf come attività, quindi di nuovo non saprei dire se ha così una influenza così positiva. Quello che vi posso dire però è che ho una figliola io, e quando mi dicono: ma tua figlia fa surf? Io dico: non se ne parla proprio. Beh, se non altro quegli anni in giro a surfare ti hanno valso il Pulitzer. Io non mi pongo il problema perché in Italia non c'è, solo per quello. Ma ti ha cambiato la vita? E com'è scrivere dopo aver vinto un Pulitzer? I haven't noticed any big change. It was last year that the book won that prize. I don't know, reporting is just as difficult as it was before. Yeah, writing is just as difficult. It was strange. It was the kind of thing where it was exciting to hear, and I was happy when I got the phone call, and my very next thought was, oh, I wish my parents were alive. They just died a few years ago. It's like the kind of thing you want your kid to win a Pulitzer. That would be perfect, you know. And I just thought, oh, and I called my wife and said, guess what, I want a Pulitzer. She said, that's so great. Oh, I wish your parents were here. You know, same thought. It's just like, it's something like you do for your parents. I mean, it's lovely. I'm very happy about it. But it hasn't changed much of anything, no. Work is still work. Ma sicuramente vincere un Pulitzer è una bella cosa, però devo dire che rispetto all'anno scorso, quando appunto l'ho vinto, non è cambiato granché nella mia vita. Lavorare è sempre difficile come lo ero prima, scrivere un pezzo è sempre difficile esattamente come lo ero prima. Sicuramente sì, quando ho ricevuto la telefonata sono stato felicissimo, ero assolutamente molto molto contento, però può sembrare quasi sciocco, però effettivamente la prima cosa che ho pensato è stato: fantastico, ho vinto un Pulitzer, incredibile. La seconda è stata: quanto vorrei che i miei genitori fossero ancora vivi per poterglielo dire, perché vincere un Pulitzer è la classica cosa che vorresti che tuo figlio vincesse un Pulitzer, e quindi per un genitore sarebbe una soddisfazione incredibile. Allora ho detto: vabbè, chiamo mia moglie, mia moglie dice: oh, ma è fantastico, hai vinto un Pulitzer, e poi mi dice: quanto sarebbe bello se i tuoi genitori fossero ancora vivi, potresti raccontare di aver vinto un Pulitzer. Insomma, però a parte gli scherzi, non è, purtroppo devo dire che sono molto contento, ma alla fine si continua a lavorare, non è cambiato granché. Siamo in chiusura, regalaci un'emozione. Quando sei a New York, ok, New York si surfa, ma non si surfa come alle Fiji o come alle Hawaii.
Regalaci una immagine che ti è rimasta del tuo giro del mondo, un sapore, un colore, una cosa che quando sei a New York ti viene in mente, ti svegli la notte e ci ripensi. I don't know. I spend very little time being nostalgic about surfing. I'm always thinking about the next wave, and I'm really looking forward to this next hurricane, which is later this week. I'm going to New York tomorrow, and surfing in New York is different. It's urban, obviously. And the waves are best in the wintertime. So often the conditions are really severe. We often surf, the hurricanes are one thing. They're nice, they come in September, October. But the best waves are usually in the winter. And so it's a lot of times, you know, wearing a lot of rubber, you know, heavy, heavy wetsuits, out and you surf in the storm. The wind is good, the waves are good, but it's snowing and dark, and the days are very short, and it's uncrowded. That's one of the good things. On days like that, there's like three of us in the water, and you kind of think, are we crazy? And like, what are we doing? And nobody understands it, and it's a little bit. And when you get to the beach, you're sometimes hypothermia is a problem, and you can't remember what day it is or where you parked your car, and you kind of stagger home to Manhattan, and you have this nice little completely insane world that only you and your close friends share, which is very different from surfing in Hawaii and California. So I like that about New York. Ma passo pochissimo tempo a rimuginare sul passato, dedico poco tempo alla nostalgia, diciamo, più che altro mi piace guardare al futuro, all'onda che deve ancora arrivare. Ad esempio sono contentissimo che domani torno a New York perché settimana prossima sembra ci sia un altro uragano. Quindi finché c'è Trump sei fortunato, gli uragani non mancheranno. Yeah, we blame Trump for the hurricanes too. Certo, anche gli uragani sono colpa di Trump, diciamolo. Effettivamente surfare a New York è molto diverso ovviamente che surfare altrove, perché è una forma di surf urbano, se vogliamo, e il momento migliore per surfare a New York è l'inverno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando si surfa a New York d'inverno le condizioni meteorologiche non sono proprio ideali. Gli uragani, che come vi dicevo sono una delizia, arrivano però tutti tra settembre e ottobre, e invece si surfa bene a New York appunto d'inverno. Il che cosa vuol dire? Il che vuol dire che se le onde migliori sono in quel periodo lì, tu ti devi mettere addosso strati su strati di mute pesantissime che però almeno ti tengono in vita, devi cercare di superare le tempeste anche solo per arrivarci alla costa, poi c'è quest'onda fantastica che finalmente trovi con questo vento incredibile che ti sferza il viso, e poi la cosa peggiore è quando ti nevica in faccia che non riesci a capire bene in che direzione devi andare, però va detto che in quei casi di solito non c'è molta gente, siamo due o tre, e quindi c'è un sacco di posto, siamo, insomma, di solito ci troviamo e ci guardiamo e ci diciamo, ma siamo proprio fuori di testa, ma cosa stiamo facendo qui? Effettivamente nessuno capisce perché facciamo una cosa del genere. Talvolta, questo sì, esci dall'acqua, arrivi sulla spiaggia e ti viene un attacco di ipotermia, per cui a quel punto sono guai per tutti, perché non ti ricordi neanche più dove hai parcheggiato la macchina, e quello può essere un grosso problema, e poi a quel punto in qualche modo ti barca meno finché arrivi a casa a Manhattan. Ecco, quindi diciamo che è un mondo un po' particolare quello in cui io vivo, in cui surfo a New York, e sicuramente è diverso da come si surfa alle Hawaii.